Viva i Pokémon! Prorompenti! Differenti! Vint Getch Mall! Viva i Pokémon! Per più scoppiettanti come i Raudi, furbi e accattivanti! Viva i Pokémon! Viva i Pokémon! Sempre più frizzanti come la Pepsi! Sgargianti! Oh, non è per me! Brutta pepore cazzoli, qui è Pietro D e bentornati in un altro episodio di Analizzato, l'unica serie su YouTube dove insieme a voi analizziamo cose. Me l'avete chiesto talmente in tanti negli episodi precedenti che mamma mia. Ok, adesso in teoria qui dovrebbero comparire i screen coi commenti, ma non me va perché sto sfaticato. Però per farmi perdonare me trasformo in una gallina. Dovevo far coccodè? Arriviamo a noi, siccome sono grandicello e quando andavo de moda ai Pokémon io già mi facevo le prime pippette, è difficile analizzare un cartone che io non ho mai visto. E infatti ho chiesto aiuto a voi su Facebook e Twitter e dopo andiamo a leggere i commenti che mi avete lasciato, eh? Ma come ad ogni episodio vorrei analizzare questo cartone animato insieme a voi. Pikachu! Esatto, regà! Io di sto cartone mi ricordo sta cosa, che poi non ricordo se era una bufala oppure era la verità, ma mi ricordo che al TG si parlava di sta cosa. Bambini si buttano dalla finestra dopo una crisi di epilessia guardando i Pokémon. Ricordo le carte, quelle dannate carte! L'amici mia li rubavano ai propri fratelli per farsi i filtri delle canne. Immagina se qualcuno di loro si è fumato una carta rara. La battuta esigo un like. Ricordo che andava de moda emettere docili suoni dal cavo orale cercando di nominare qualche Pokémon. Ricordo che ogni cosa per mio cugino era Pokémon. Pokémon? No. Pokémon? No. Pokémon? No. Porno? Sì! Vai! Ricordo che tutto era Pokémon! Astucci, pennarelli, quaderni, cartelle, gelati, cartoni, film! E quindi dopo un po', come ogni cosa che va troppo sulle lunghe, almeno per me, mi è nato sulle palle. Io mi ricordo i Pokémon al caffè. Voi vi ricordate il Pokémon al caffè? Io mo ricordo il Pokémon al caffè. Sapete come si chiamavano i Pokémon al caffè? La leggenda narra che esistevano i Pokémon al caffè e si chiamavano i Pocket Coffee. Sinceramente non sono un fan dei Pokémon, ma ho fatto caso che alcuni miei amici un pochetto più piccoli di me ci stanno tuttora ancora in fissa. E li posso capire in pieno perché pure io da ragazzino c'avevo le mie fisse. Però mo, mi dovete fare un favore coatto. Tramite un commentino mi fate sapere quello che è stato per voi Pokémon. Che ricordo ci avete legato ai Pokémon? Cosa vi hanno fatto provare? Quant'anni avevate quando giochevate ai Pokémon? Ma andiamo a leggere corse i commenti che mi avete lasciato su Facebook e Twitter. Dai, su. Cristiano mi dice: non capisco come mai se esaurisci i PS. PS sta per pronto soccorso. Del Pokémon selvatico non lo puoi più catturare. Non ha senso. Voi che ne pensate? Lorenzo mi dice: si dice che Hypno sia il Pokémon pedofilo. Pedobiar. Perché sulla descrizione del Pokédex c'è scritto che ipnotizza i bambini col suo pendolo e li rapisce. Ma che giocate? Marco ci dice: ormai stanno finendo le idee per i Pokémon, tant'è che ne hanno fatto uno ispirato a Dio. Vabbè, ma così ma servite su un piatto d'argento. Ahmed mi dice: prima di tutto ho pronunciato bene Ahmed, o si dice Ahmed. Vabbè, comunque, non ho mai capito perché il professor Oak ci dice di non poter usare la bicicletta in posti chiusi. Possibile che da piccolo abbia perso il sellino? Moi domani prendo la macchina, vengo a casa tua e mi metto a fare drift dentro al salotto. Vediamo se c'è qualcosa da ridì. E per finire Francesco ci dice: alcuni cristiani statunitensi credono che i Pokémon abbiano un'origine satanica.
Mo aspetto i vostri dei commenti sulla pagina Facebook, su Twitter, eccetera, 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 non capiste? E per finire, io qualche giorno fa su Twitter ho fatto un sondaggio, ebbene sì, perché i miei sondaggi su Twitter sono molto utili. E il sondaggio era: siete costretti a farvi una paccata tra quattro di questi youtuber, altrimenti vi ammazzano. Quale scegli? La scelta era tra Yotobi, Daniele da Semmatter, Wirush o Zeb. Voi chi scegliereste? Peccato che Roberto, che deduco che non è di Roma, non ha capito bene cosa sia una paccata. Spero che voi avete capito cos'è una paccata. Comunque, la paccata è... Vabbè, io ho risposto su Twitter, Natale già ha risposta. Che dire, raga, l'episodio finisce qui. Taggate sto video a qualche amante dei Pokémon. Fatemi sapere tramite commento qual è il prossimo argomento che volete che affronto. Basta che usate l'hashtag analizzato. E il commento che riceverà più pollici in su diventerà l'argomento del prossimo episodio. Brutta per voi! Un bacetto al capezzolo destro come sempre. E se beccamo al prossimo episodio. Prima di chiudere, te sei iscritto, sì. Ti ricordo di passare sui miei social, così potete farmi tutte le domande che volete. Passate al canale mobile e al canale consigliato del mitico Filippop. Dite che ve manda Pio. Troverete l'episodio precedente di analizzato e a destra alcune delle mie playlist che vi consiglio caldamente. Cliccateci ed è brutto. Brutta per voi e al prossimo video. A Pio gli fate una grandissima...